Ben trovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio e Antonio De Leonardis. E la nostra, un saluto a Natascia che non ancora ci può raggiungere. Massima, lei comunque c'è sempre. C'è sempre, sempre presente, sì. C'è sempre. Aleggia. Sì, sì. Dunque, Antonio, avevamo detto la settimana scorsa che speravamo, insomma, in un pronto riscatto, possiamo usare questo termine, del Pescara, e in effetti è arrivato un bel 2-0, insomma, che fa ben sperare, vero? Ma sì, appunto è stata una partita, credo che sia stata una partita anche chiave in questo, per questo finale di stagione. Pescara ha finalmente centrato la prima vittoria dell'anno nuovo a Crotone, che non era poi un avversario facile, voglio dire, anche se in Serie B non ce ne sono di facili, però è stata una partita in cui tra l'altro è tornato a segnare Monachello, Pillon ha confermato il suo modulo con le due punte e soprattutto è anche Marras alle spalle del dei due attaccanti. Marras, che tra l'altro aveva il compito di frenare la qualità di Benali, ed è stato sicuramente determinante anche questo. Pescara ha segnato due gol, poi ha subito in maniera pesante la reazione del Crotone, è stato sicuramente anche fortunato, probabilmente c'era anche un rigore a favore del Crotone durante questa bagarre, questo assedio che si è concluso per fortuna senza danni alla fine del primo tempo. Poi nella ripresa è stata tutta un'altra partita, il Pescara ha controllato benissimo, avrebbe anche potuto segnare ancora, insomma è stata una partita secondo me che dà anche fiducia a questa squadra e adesso insomma è tornato a pieno titolo a lottare comunque per i playoff. La salvezza è quasi raggiunta, a 18 punti di vantaggio, insomma voglio dire non dovrebbe avere timori, per cui adesso è pronta a giocarsi un altro campionato con un pizzico di ambizione. Sabato torna a giocare all'Adriatico, finalmente si gioca di pomeriggio, che insomma oramai è una rarità. Affronterà il Padova, però subito dopo il martedì c'è il turno infrasettimanale a Benevento, quindi sono due partite molto molto importanti, è ovvio che vanno prese una per volta, però insomma in questo momento l'impegno è importante. Credo comunque che la squadra ci arrivi con la testa giusta, perché come ha dimostrato appunto in queste ultime due gare, cioè il momento in cui Pillon ha deciso di cambiare un po' l'assetto della squadra trovando maggiore equilibrio ma soprattutto maggiore incisività in attacco, e questa adesso è una squadra che se la può giocare non tranquillamente ma lottando sempre con la massimo agonismo, quindi insomma io mi aspetto un buon finale di campionato. E tra l'altro adesso sarà molto importante anche la dimensione psicologica, nel senso che proprio quello di positivo c'è stato in questa partita, la reazione del Pescara rispetto all'ultimo periodo. Sì, appunto questa reazione è importante, perché insomma dopo quell'impresa di Salerno a fine giro d'andata la squadra aveva avuto segni di cedimento, aveva dato soprattutto sul piano della mentalità e del gioco, è riuscito comunque a limitare i danni con un paio di pareggi insomma anche fortunosi e poi finalmente insomma con questa svolta dettata dal tecnico credo che ci sia stato un notevole passo avanti. In questo momento il fatto di essere al sicuro dovrebbe dare maggiore tranquillità e spensieratezza alla squadra, quello che serve in un momento così difficile. Lì le favorite per la promozione diretta restano Brescia e Palermo, tra l'altro lo scontro di diretta si è chiuso in parità a Palermo, però lì alle spalle poi ci sono squadre in ascesa e anche ambiziose come il Benevento, come lo stesso Verona che segue, che sta anche faticosamente però sta tornando nella zona che gli compete, tra l'altro Grosso ha salvato la panchina proprio nell'ultimo turno vincendo una gara importante.
E quindi insomma adesso è un bel finale, si gioca sempre ovviamente partita per partita, l'essenziale è mantenere concretezza, la testa giusta per provarci quantomeno ad arrivare ai playoff. Ieri sera invece abbiamo assistito alla brutta sconfitta della Juventus contro l'Atletico Madrid, te l'aspettavi? Ma me l'aspettavo, lo temevo per la verità, perché l'Atletico Madrid è una squadra rognosa, è difficile, la sua capacità, credo, la sua forza sia soprattutto quello di far giocare male gli avversari, ed è successo pure la Juve. Puntualmente accaduto. Sì, esatto, perché insomma l'atteggiamento delle squadre Simeone è soprattutto questo, è soprattutto tanta corsa, tanto agonismo, la Juve ha sofferto questo tipo di calcio. Però tieni conto che insomma l'Atletico Madrid, visto che la finale si svolge proprio nel suo stadio dove ieri appunto ha perso la Juve, la finale dei Champions, ha puntato tutto su questa competizione, tant'è vero che in estate insomma tutti i big della squadra hanno fatto un patto tra di loro, compreso l'allenatore, di restare tutti. C'era per esempio Griezmann che doveva andare al Paris Saint Germain ma alla fine ha rifiutato, proprio per questa scommessa collettiva di provarci a strappare questo titolo che negli anni passati purtroppo ha dovuto rinunciarci per colpa del Real Madrid, cioè due competizioni che avrebbe potuto vincere e che invece sono sfuggite veramente per un soffio. Quindi mi aspettavo questo tipo di gara. Adesso è ovvio che è difficile, l'Atletico Madrid appunto ieri i due gol li ha fatti sempre su calci piazzati, che era quello che si temeva, tra l'altro andando in gol con i suoi centrali difensivi, Godin e Jimenez, che sono degli specialisti lì in mezzo all'area. Credo che però ha avuto anche, proprio approfittando della serata direi tutto negativa della Juve, anche di avere diverse occasioni, un attraverso con Griezmann, un'occasione sciupata da Diego Costa. Non era la Juve che abbiamo visto in campionato ma anche nelle precedenti gare di Champions, e credo che molto del merito appunto sia proprio dell'Atletico Madrid. Adesso la gara di ritorno credo che sarà diversa, però non sarà diverso l'Atletico Madrid, cioè siamo una squadra molto rognosa, spigolosa, alla quale è difficile far gol, tanto più con questo vantaggio. Però insomma la Juve ha le risorse per sovvertire il pronostico, e posso ricordare una cosa di qualche anno fa, dico qualche insomma sono più tanti, quando l'Inter di Herrera, stiamo parlando degli anni 60, dopo un 2-0 subito al Liverpool riuscì a rimontare nella gara di ritorno, a vincere 3-0 e a passare il turno. Quindi io auguro alla Juve e soprattutto ad Allegri, che stimo tantissimo ovviamente, di poter riuscire nell'impresa. Allegri invitava continuamente i suoi giocatori a usare la testa, faceva proprio il gesto. Sì, lo so, però purtroppo questo è proprio, credo che sia questo soprattutto merito dell'Atletico, cioè non è facile, come ti dicevo. Non ti fa ragionare. Giocare, esattamente, ti fa giocare male, questo è l'atteggiamento della squadra, che poi ha tanti valori importanti, perché insomma Griezmann è uno degli attaccanti più forti d'Europa, Diego Costa più o meno altrettanto, ma soprattutto lì dietro ci sono questi due che hanno fatto gol, che sono veramente delle certezze. Tra l'altro Godin è già prossimo acquisto dell'Inter, quindi per lui era stata quasi una specie di sfida con prodezza, diremmo. Esattamente, quindi insomma una squadra che ha nella garra appunto questo carattere, la sua forza, ma anche la solidità di un tecnico che tra l'altro insomma lì all'Atletico è ormai da tantissimi anni, addirittura ha prolungato il contratto per altre tre stagioni, quindi diciamo che è casa sua, e insomma sarà una sfida veramente tutta da seguire. Altre sfide tutte da seguire sono quelle legate alla pallanuoto, con il Pescara insomma sempre più, come dire, protagonista anche.
Ma sì, appunto nell'ultima trasferta latina addirittura ha avuto 4-5 volte la possibilità di vincere, però alla fine è stato sempre raggiunto ed è stato dovuto accontentarsi di un pareggio comunque importante, perché Pescara Pallanuoto resta a un punto dalla zona playoff. Sabato alle 15 chiuderà il girone di andata affrontato il Catania. Credo che insomma il successo alla sua portata, e questo potrebbe comunque permettere alla squadra di Malara di chiudere la prima parte del campionato in ottima posizione, tra l'altro tenendo conto che questa è una squadra che continua, essendo formata da tanti giovani, che continua a crescere, per cui l'esperienza dell'andata credo che servirà molto nel girone di ritorno per fare qualcosa in più, credo che sia nelle possibilità di questa squadra. Così come nelle possibilità c'è, cioè quella di fare comunque grandi cose anche per quanto riguarda il basket. Qual è il momento che sta vivendo l'Amatori? Ma guarda, l'Amatori usciva da un momento difficilissimo, cioè 3 sconfitte consecutive, tra l'altro con un divario di 6 punti, voglio dire, in 3 partite, quindi partite perse sul filo di lana, l'ultima per la verità a Porto Sant'Elpidio con una prestazione del tutto negativa. Quindi si temeva che questa squadra potesse avere anche un blocco psicologico. Più o meno domenica col Corato, che non è una delle squadre migliori, veramente ha subito questo tipo di atteggiamento. È stata addirittura a 5 minuti alla fine, era addirittura sotto di 12 punti, per cui sembrava che si stesse venendo fuori un'altra questa volta batosta, direi, perché perdere in casa in quel modo. E invece nel finale c'è stata questa reazione, è arrivato proprio sul filo di lana il canestro che ha portato le due squadre al supplementare, questa volta la spuntata. Quindi insomma è stata una gara a mio avviso importante, soprattutto per sbloccare la squadra dopo questo momento così difficile. Tra l'altro domenica ha esordito un nuovo acquisto, si tratta di Guy, che è una play guardia di buon talento, e adesso in settimana, proprio ieri credo sia stata perfezionata anche l'acquisto di un centro, un lungo di 2 metri, Pedrazzani, che viene da Crema, che dovrebbe appunto allungare il roster e quindi dare maggiore possibilità a questa squadra. Può darsi pure che Pedrazzani faccia l'esordio ad Ancona, dove appunto giocherà l'Amatori la prossima gara. Tra l'altro poi dal 1 marzo ci saranno le finali di Coppa Italia a Porto Sant'Elpidio, quindi è un momento particolarmente importante. La squadra, questa vittoria credo che possa servire da spartiacque per un finale in crescendo che potrebbe anche permettere alla formazione di Raiola di chiudere la stagione regolare in posizione di vantaggio. In questo momento insegue, può ancora sperare nel secondo posto, e perché no, ci può stare che alla fine riesca a spuntare questo piazzamento, che sicuramente darebbe un'altra dimensione anche poi ai playoff che seguiranno. Tornando invece al calcio, quanto è rapida l'Inter nella sua Europa League? Insomma, tanto rapida non è, perché insomma va tutto sommato, ovviamente, certo, a Rapid Vienna, parte dal vantaggio della partita d'andata 1-0, gioca oggi, credo che insomma la Rapid Vienna non mi sembra una grande squadra nonostante le difficoltà, ma è certo la velocità è il suo forte, insomma. Sì, esattamente, squadra lenta, diciamo, più che rapido. E ovviamente sarà un'altra partita senza Icardi, insomma questo strappo fa fatica a rimettersi a posto, perché tra l'altro il giocatore ha accusato un infortunio, insomma comunque non c'è stata ancora
un chiarimento con i compagni, perché la chiave vera è questa, perché le frasi fuori luogo del suo procuratore, ovvero la moglie, hanno messo in difficoltà proprio il giocatore quando appunto accusava i compagni di non passare la palla a suo marito, e quindi questo credo che sia la prima cosa che Icardi dovrà chiarire con la squadra. Ovviamente resta un punto di forza, tra l'altro l'Inter ha il vantaggio di avere un'ottima posizione in classifica, difficile che fallisca la preparazione Champions, visto che ha un buon vantaggio, e quindi è tutto da vedere. Quando riguarda le altre squadre, ieri intanto è stata eliminata la Lazio, battuta 2-0 a Siviglia, conferma di quanto il calcio italiano soffre il calcio spagnolo, perché non è un caso, insomma, se negli ultimi anni le due massime competizioni, cioè sia la Champions che l'Eurolega, sono state dominate dalle squadre spagnole. Proprio Siviglia, insomma, è specialista in questa competizione. Guardavamo prima l'Atletico, che l'anno scorso l'ha vinta l'Europa League. Esattamente, Siviglia ne ha vinte 5 nella sua storia, per cui questo dimostra che in effetti è un calcio diverso. A volte è più, tra l'altro, cioè più duro, come almeno dal punto di vista dell'Atletico Madrid, ma anche più tecnico, più veloce, come ha dimostrato appunto ieri sera il Siviglia. E poi c'è il Napoli, che insomma non dovrebbe avere difficoltà stasera a confermare insomma il successo della settimana prima a Zurigo. Dovrebbe essere, penso, proprio una formalità, per cui credo che il Napoli, questo sia il vero obiettivo del Napoli, cioè quello di arrivare fino in fondo in questa competizione e magari alzare una coppa, che sarebbe un successo prestigioso. Tra l'altro il Napoli vinse una Coppa UEFA negli anni di Maradona, resta, diciamo, a parte i due scudetti di quel periodo, restano poche vittorie, insomma, per cui questo credo possa essere un obiettivo, cosa che non c'è stato negli anni di Sarri, in cui questa competizione veniva snobbata, e tanto è vero che Napoli veniva sistematicamente eliminato. Intanto proprio Sarri sta passando dei guai, in un momento difficilissimo al Chelsea, era partito sprombattuto, 5 vittorie di fila, adesso si trova addirittura sull'orlo di un esonero, perché negli ultimi tempi la squadra, nonostante anche alcuni rinforzi, in particolare Higuain, ha deluso tantissimo, ha perso un 6-0 con Manchester City, insomma, che è pesantissimo. Adesso ha ancora un obiettivo, sempre una delle coppe, delle tante coppe che si giocano in Inghilterra, che sono anche molto importanti, a una finale, insomma, se dovesse fallire anche questo, credo che Sarri ci potrebbe rimettere il posto. Tra l'altro, un piccolo particolare, negli ultimi anni, per licenziare i vari allenatori sono susseguiti Mourinho, Di Matteo, Conte, eccetera, il Chelsea ha tirato fuori qualcosa come 45 milioni, cioè ha buttato 45 milioni per licenziare i suoi allenatori, quindi questo malvezzo, alla fine, non lo so quanto possa pagare. Sì, anche perché torniamo sempre al solito discorso, quello di un calcio un po' troppo spendaccione poi alla fine. Ma sì, appunto, è sempre, poi alla fine, come vedi, anche la partita di ieri ha dimostrato che sì, fino a un certo punto valgono queste differenze, soprattutto date dal denaro, dall'investimento, che poi resta sempre il campo. Nel calcio è difficile avere, ovviamente se sei più forte hai più possibilità di vincere, però non è matematico, quindi il calcio si è preso questa dimensione, non so fino a quando possa durare, però insomma continuano.
insomma, tu puoi avere anche Ronaldo in squadra, ma alla però fine, non è sicuro se che non ti fanno giocare, esattamente, non è sicuro che vinci. Lui può tirare le punizioni che vuole, ma certo, se c'è un portiere dall'altra parte, sì, il calcio appunto non ti dà le certezze che ti possono dare altri sport, dove se c'è una superiorità netta, insomma, è difficile che succeda qualcosa di impensabile. Ecco, a proposito di altri sport, chiudiamo con il calcio a 5. Qual è il momento? Il momento, nell'ultimo turno c'era questo scontro diretto a Pesaro, tra il Pesaro e l'Acquisapone, ha vinto il Pesaro, quindi insomma Collini, come si temeva, ha preparato la sua trappola e ha vinto 4-3, una partita molto tirata. L'Acquisapone comunque mantiene un vantaggio di 3 punti e adesso giocherà di nuovo lunedì in posticipo ospitando il Napoli, una delle prime squadre che sono sulla una parte alta della classifica, però io mi aspetto un pronto riscatto. Mentre ci sono considerazioni positive sul Civitella, che praticamente dopo l'ultima vittoria casalinga è arrivata insomma a sperare in un piazzamento per i playoff, che per questa matricola abruzzese sarebbe veramente un grandissimo risultato, che premierebbe nel modo giusto il gran lavoro che sta facendo Palucci per tirare su questa squadra, che non veniva, teniamo conto che Civitella è la cittadina più piccola che partecipa ai campionati di Serie A1, insomma una specie di avvenimento, eppure si sta dando da fare, sta facendo un'ottima figura, e se dovesse arrivare ai playoff sarebbe veramente qualcosa di eccezionale. E allora noi sosterremo insomma anche questa squadra, così come tutte le altre abruzzesi, e torneremo a raccontarvi tra 7 giorni lo sport abruzzese e nazionale. Un saluto da Massimiliano Spiritini, Antonio De Leonardis, e un saluto a Natascia, certo, l'aspettiamo come sempre.